Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road, edizione agosto 2019. Analizziamo Harry Potter. Oggi voglio parlarvi di Harry Potter e l'Ordine della Fenice, del romanzo, ma voglio farlo con alcuni riferimenti anche al capitolo precedente, Harry Potter e il Calice di Fuoco, e qualche riferimento poi anche ai romanzi successivi. Cominciamo con un discorso, che è il discorso che vorrei fare oggi. Harry Potter risulta essere un pessimo occlumante. E questa cosa mi lascia un tantinello interdetto. Perché mi lascia interdetto? Perché nel capitolo precedente all'Ordine della Fenice, quando siamo con il Calice di Fuoco, quando cominciano le lezioni di difesa contro le arti oscure con il professor Moody, anzi con il presunto professor Moody, i ragazzi imparano a resistere alla maledizione Imperius. E sin dall'inizio, sin dalla prima volta in cui Harry viene sottoposto alla maledizione Imperius, comincia a mostrare segni di resistenza. Harry, così come molti altri compagni di classe, impara a resistere alla maledizione Imperius nel corso dell'anno, quindi comunque ha questa capacità. Poi l'avranno anche molti altri ragazzi, perché poi ci viene detto che chi più chi meno, tutti quanti imparano a contrastare quella maledizione, a resisterci a contrastarla. Quando è il momento in cui Harry deve sottoporsi a lezioni di occlumanzia, lezioni che gli darà Severus Piton, Piton, prima di cominciare la prima lezione, spiega a Harry che ha saputo che è stato in grado di contrastare la maledizione Imperius e che serve praticamente la stessa capacità per contrastare la leggilimanzia. Ora, da una parte posso capire che la prima volta che Severus usa la leggilimanzia su Harry tiri una legnata tremenda per fargli capire con che cosa ha a che fare. Questo lo posso capire, ci può anche stare. Ma da questo momento in poi, sapendo che Severus comunque sta lavorando principalmente per tutelare Harry, mi sembra da una parte piuttosto strano questo discorso che Severus, ogni volta che applica la leggilimanzia su Harry, lo faccia con molta potenza, non usi mai, non voglio dire tatto, ma quantomeno la capacità di non usare tutta la forza sino in fondo. E questo mi sembra piuttosto strano per un motivo relativamente semplice. Se Severus sa usare bene la leggilimanzia, è anche a conoscenza del fatto che può danneggiare la mente delle persone. Consideriamo il Signor Oscuro che applica la leggilimanzia su Bertha Jorkins fino a farla impazzire e quindi poi doverla uccidere, da una parte. Dall'altra, si suppone che Severus sia abbastanza un abile leggilimens, però, per esempio, quando viene arrestato il personaggio di Barty Crouch Jr., su di lui si usa il Veritas Serum. Diciamo che nel dubbio meglio usare quello che usare la leggilimanzia, però si suppone che Severus sia in grado di dosare la capacità della leggilimanzia tale da non dare ogni volta una grossa legnata a Harry, consapevole magari del fatto che se usi metà della potenza ed Harry comincia a contrastarti, allora piano piano puoi cominciare ad aumentare e spingere ad Harry a contrastare piano piano sempre di più, anziché continuare a tirare mazzate rischiando di danneggiare la mente del povero Harry. Da una parte c'è questo, c'è Severus che non capisco perché si comporti in questo modo con la leggilimanzia, ma potrebbe anche essere che sia proprio la capacità della leggilimanzia che ha sempre comunque una grossa potenza. Ma dall'altra non capisco come sia possibile che Harry, che ha dimostrato di poter chiudere la mente alla maledizione Imperio, che sa che deve chiudere la mente alla maledizione nello stesso modo, che sa quanto gli dia fastidio che Severus macini all'interno dei propri ricordi, anche se probabilmente c'è anche quello sotto, che Severus comunque vuole vedere un pochino meglio i ricordi di Harry. Ma comunque diciamo che mi sembra piuttosto strano che le lezioni di occlumazia di Harry siano un completo fallimento. Il comportamento di Severus, vabbè, è umano. Ci può anche stare che poi decide di rinunciare, ma è stato Severus il primo a dire a Harry «Dovrai contrastarmi come preferisci!» E alla fine Harry, tra l'altro, riesce a contrastare Severus solo per distrazione di Severus, lanciando un Protego. Il mio dubbio è questo. Harry risulta essere un pessimo occlumante. A me sembra molto strano. Secondo me, se Harry è stato capace sin dall'inizio a contrastare la maledizione Imperius, dovrebbe essere, se non un abile occlumante, comunque un valido occlumante. L'anno dopo vediamo che il professor Piton cerca di effettuare la leggilimanzia su Draco Malfoy,
e riconosce che Draco è diventato un abile occlumante, che Lucius gli ha insegnato l'occlumanzia. E Draco e Harry... Draco è un po' il cocco del professore, ma a parte quello, Draco e Harry tendenzialmente sono più o meno allo stesso livello. Mi sembra molto strano che Draco sia diventato un occlumante molto più abile di Harry. Ok, in casa di Draco ci sono molte più arti oscure, per carità, questo ci può stare. Però, come ripeto, considerando che Harry, sin dall'inizio, ha resistito alla maledizione Imperius, a me questo sembra strano. Ma la domanda la faccio a voi. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Harry aveva la potenzialità per diventare un occlumante più valido di quello che è il risultato, che è la totale incapacità nell'occlumanzia? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, anche per oggi è tutto, quindi come sempre vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!